Benvenuti a tutti di nuovo su AIDS, il gioco che tutti vorrebbero aver provato almeno una volta nella vita. Credici. L'altra volta siamo entrati in questa nave container spettacolare con queste lucine speciali proprio appese. Vabbè, tra l'altro con i fili poligonalissimi. E niente, si stava trasformando in metro 2033 e perché non proseguire allora? Andiamo avanti. Allora, non mi ricordo più i tasti. Con questo si tirano le cuzzate. Con questo niente. Con questo... Ah, là! Con questo si spara. Con questo si ricarica. Si mira con questo. Ok, io direi di proseguire. I miei precedenti amici non volevano entrare in questa nave, quindi stiamo andando a scoprire come mai. Grazie alla loro agilità i ribelli possono schivare e tuffarsi lontano da un pericolo. Eh beh. Oddio. Cosa? 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 Che puzza qui. Tutto sto... Vabbè, grazie per il tuo commento. Ma che cacchio. Un cattivo presentimento. Strano che non abbiano detto la scontatissima battuta: tu hai sempre un brutto presentimento. Perché lo dicono sempre. Tyr, sei tu? Fermi tutti, non sparate, lo conosco. Speravo che arrivassi. Devo mostrarti qualcosa. Il mio sangue. Ricordi quando ti aiutai con l'equipaggiamento? Ma cosa c'entra? Ti ho abbassato la somministrazione di una o due tacche per farti vedere un po' di realtà. Eccoti il resto. Bella madonna. Delle bambole di pezza. Chi sono questi? Ecco il sergente Nick Coat. Qui il caporale Tom Rampton. E in una di queste casse qui il mio istruttore al campo. Sono tutti soldati Mantel. E in nessuno di loro c'è il foro di un proiettile. Cos'è successo? Hai mai visto dei soldati della Mantel vestiti di nero? No, sono il nero speciali. Fa schifo. Li fanno intervenire nelle operazioni segrete. Nelle operazioni davvero segrete. Si tratta solo di soldi. Di margini di profitto. Vabbè, non ti incazzare. Bruciano le piante per non far sintetizzare il nettare ad altri. Noi soldati siamo qui per occupare il paese. Così la Mantel Incorporated può dominare il mercato farmaceutico. Per questo ci combattono con le unghie e coi denti. Noi non abbiamo il diritto di stare qui. Ma cosa è successo a quei soldati? Pensaci. Tutti morti, nessuna ferita. L'unica cosa che avevano in comune, che abbiamo tutti in comune, è il nettare. Cazzo, ma non ci sei ancora arrivato. Pirla. Antidepressivo, come lo vuoi chiamare, li ha uccisi tutti quanti. Qualcuno ha nascosto qui questi soldati per non farci vedere gli effetti del nettare. Sì, ma bruciarli. Per farci perdere la convinzione nella causa. Come si ferma quella roba? È controllata a distanza da qualche parte. Hanno bisogno di un posto in alta quota. L'osservatorio. Merino, mi ricevi? E ricevo. Prepara i tuoi ragazzi per raggiungere l'osservatorio a nord della Valle di Boa. Quello è il posto giusto. Sicuro. Esci di lì e contattami per l'evacuazione. Sicuro. Ma dai, perché hanno sparato solo a lui e non a me? Che mano gigante ha? Vabbè, e niente, muore così. Dov'è quello lassù? Ah, bastardo. Ma perché sono abbassato? Ah, ok. Aia. Dannati drogati. Perché è esploso? Ah, di qua probabilmente bisognava passare così. Sì, però fatemi passare. E non si passa. Ah, là sotto? Scusatemi. Tengo premuto. Cioè, non le raccoglie da solo? Ma dai, non le raccoglie da solo le munizioni? Che palle, devo stare lì a raccogliere tutte le munizioni. Fucile da cecco? Andiamolo a prendere. No, prende le munizioni, va bene, va bene, va bene. C'ho il coltellino fosforescente per uccidere al buio, vai così. Possiamo farcela. Basta parlare. Si sente psiu, psiu, così fin da lontano. Questo qua sta lì in retromarcia perché lui è alternativo. Ah, posso fingermi morto. Ah, sono morto. Sono morto, sono morto, amici. Poi lascio. Come faccio a rialzarmi? Ah, ok, così, va. Quindi uno si butta a terra. Dicono, è morto, ragazzi. Non è che gli danno due colpi così per sicurezza. Aia, aia, aia. Come faccio a distruggere quella affare là? Così. Oh, ce l'ho fatta. Vai, vai, vai. Fate aiutare. Rotondo. Però l'ho preso. Ah. Cioè, alzati, ragazzo. Non fare la fighetta, praticamente, gli ho detto. Questo? Proprio così, in brutta maniera. Tieni premuto quadrato. Per raccogliere... Ah, sì, 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 sì. Dov'è? No. Me l'ha scambiato. Ah, ok.
Oh, prendiamo questo, va, che è un pochino più serio e anche più figo da vedere. Cosa ha fatto? Cosa sta facendo? Ma cos'è? Mi sa che ho messo delle mine sottoterra nel cemento. Vabbè, vabbè, a mano, a mani nude. Ok, ragazzi, dove bisogna andare? Che io mi sono perso. Di qua niente. E io provo... Ah, di qua. Salve, non dirmi niente, tu. Fuoco a volontà, ragazzi. Ma che fuoco a volontà? Oh. No, ci facciamo male, eh. Dammi le tue munizioni. Quelle da doppietta ci mettono nel fucile a ripetizione. Di qua? La provvidenza. Attenzione alla provvidenza. Va bene. Che Dio ti assista. Ma basta. Che cosa c'entra? Non c'è nessuno. Stai parlando da solo. Ogni tanto esplode qualcuno qua. Ti unirai a questi uomini in una tomba sofferta. Carpenter. Ma chi è che mi parla? Non ho visto i... Carpenter. Hai George Miller. Allora, scusa. Ok. Ma questo che fine ha fatto? Cioè che... Come ha fatto? Ah, perché la nave la stanno facendo affondare. Ma se era appoggiata, mi sembra. Non era appoggiata sulla terra. Fumo. Spero in un filmatozzo a breve, perché i filmatozzi mi esaltano. Eh? No, questo non esplode. Chi è che sta bruciando la porta? Da dove? Là. Adesso ritiro una di quelle granate che non si aspettano proprio mai. Ancora una? Sì, va. Ma quante cerniere ha sta porta? Dai, c'è una serratura sola. Te, divertiti. Vabbè, esplodessero in giornata. Come è andata? Minchia, tu sì che sei proprio fuori controllo. Ma perché mi bruciano gli occhi così tanto quando gioco a questo gioco? Morte alla mantella. Vabbè. Sembra una formula magica di Gandalf. Morta alla mantella. Ma questo è il punto di evacuazione? Io non ci sto capendo più niente. Oggi tocca a voi, Armarino. Questo ispanico forzatissimo così, boh, non lo so, non mi convince. È nuestra. Vabbè. Alzati, cacca sotto. Vabbè, cacca sotto. Dai. Aprila però. Come si fa ad entrare qui? Non si capisce. Apri la porta con un attacco da mischia. Ah, beh, minchia. Cioè, dai. Lei stia lì, mi faccia un bicchierino di qualcosa. Oggi la vittoria è nostra. Nuestra, lo sapevo. E di qua. Beh, l'avevo già aperta questo. Avevo già ucciso tutti qua dentro. Sfascio tutto. Ah, da questa parte. Che Dio ti assista. Ma basta con queste voci random. Vai, leva. No. Si attiva così. No, cos'è? Esplosioni. No, ho usato... Cos'è? Tipo dei calci, tira. Così, non scope, guarda. Mi butto giù. No, ragazzi, sono morto, vedete? Ho gli occhi aperti, muovo la faccia, ma sono morto. Andate tranquilli. La provvidenza non perderà. La provvidenza, andiamo. Madonna mia, sto gioco, non si capisce niente. Che palle. Ma quanto parla questo? La cosa più pallosa è che non possa correre questo omino. Perché però fa questi versi qua quando salta. No che non possiamo fermarci. Guarda dove siamo. In mezzo al fottuto mare. La provvidenza. Madonna quanto parla. È alienante. Alienante. Voi non potete capire. Io sto giocando con le cuffie e questo qua mi sta mandando fuori di testa. Letteralmente. Vabbè, esplosioni random. Vai così. Questo qua mentre scende la scaletta. Con tutta calma e tranquillità. L'avessi beccato una volta. Beh, è un bel posto. Davvero complimenti per le vacanze qua. Merita. No, sono caduto. Oh mio Dio, ce n'è pieno. Che cazzo succede qua dentro? Cos'è, una festa? Non m'avete chiamato? Vi risparmio la parte dubstep, qua dentro. Ma magari qua c'era un qualcosa da attivare. Però vedo che qua c'è un'uscita. Io passerei lo stesso. Come fa ad affondare una nave che è sulla terraferma? Come fa? Perché prima diceva che stiamo affondando, sì, dobbiamo uscire? Cioè, fuori da lì. Abbiamo un'esquadra in zona. Che raggiungerà lì. Un'esquadra. Vabbè. Per raccogliere? Ah, fucile da cecchino. Ah, lì, questo è il residence, ok. Beh, bello, eh. Ah, no, è quello, penso, sì. Pam! E non lo prende mai. Questo muore nel frattempo. Pam!
Stavolta l'ho preso. Nient'altro? Vabbè, mi riprendo questo e scendo. Allora, il Residence è lassù, quindi bisogna passare tutta la stradina. Minchia, che palle. Una di un buggy qua? No, eh. Con magari una radio, almeno questo qua non rompe più i coglioni con tutte queste frasi. Perché le munizioni di questo fucile qua le prendi in automatico e quelle di prima no? Di sopra? Non lo so. Ah, ecco qua. Perché ovviamente i missili non possono abbattere un bar. Oh, aspetta, non sapevo che fossi qua. Fatti uccidere normalmente. Ma chi è che costruisce un residence vicino a una nave container abbattuta? Il senso? Merda, ho una nave da sgancio sul collo. Se poi non finisco dentro i buchi. Vai, va. Ah, ma il residence è mezzo distrutto. Pensavo fosse buono il residence. Attenti, è l'ombre, hai mano un fucile. Attento, c'ha un fucile, ma dai. E vai. Dai, ma che sfiga. Di qua? Ma perché c'è un coso nel cesso? Vabbè. La nave da sgancio te l'ha visto. Sto arrivando. Oh mio Dio. Dove? Ah, di là. Ah, sono morto. Dai, come? Ma come sono morto? Che stavo bene. A un certo punto sono inciampato. Una storta. Caricamenti lunghi eoni. Dai, che ce la faccio stavolta. Dai, ma come ha fatto? Ma dai, ma porca miseria. Altre 1000 ore. Riuscirò stavolta? Forse sì. Ci sono. Dai. Mi incastro nelle cose qua. Vai. Ci sono. Vai, merreno. Ah no, non è russo, scusa. Usa la mitragliatrice per sparattartene. No, non picchiandoli, devo spararli, sì. E grazie che funziona, sono proiettili. Vai. Preso. Come è esploso. Vabbè, in due pezzi tra l'altro scendono solo così. Due pezzettini, grandi come un iPhone. Quel villaggio. Un tempo abitavo lì. Lì abbiamo conosciuto la tua droga. C'era un sergente come te e avevano già sconfitto. Ma lui tirò su una niña, una bambina, e strappò il labbro inferiore con un morso, come se stesse mangiando una mela. Poi la gettò nel fuoco. La niña cadde tra le fiamme e le bruciarono tutto un fianco. E ustionò un braccio, come un arrosto bruciato. È sopravvissuta, ma crescerà sapendo di essere solo un pezzo di carne. Questa storia per non dirmi... Non dovrebbe accadere a nessuno. Li fermeremo, lo giuro. Cosa c'entra questo col fatto che vi avevano sconfitti? Siete pronti a raggiungere l'osservatorio? Ci attaccano! Un grosso contingente nemico sta assaltando il villaggio! Bas! Riportaci al villaggio, ora! Un altro plotone in arrivo. Portaci giù. Ma come portaci giù? Dai, ma spariamo meglio da qua. Lasciami giù! Faremo di più se ci dividiamo. Che palle! Siete dei bravi giocolieri, eh?